Il terzo circolo didattico D'Annunzio di Trani ha coinvolto circa 150 alunni in un progetto di giardinaggio per trasmettere ai più piccoli il rispetto della natura e dell'ambiente. Questa mattina in Villa Comunale l'appuntamento finale del progetto. Francesco Rossi. Hanno giocato e cantato, ma soprattutto si sono divertiti imparando. Protagonisti i bambini della scuola D'Annunzio di Trani che si sono ritrovati in Villa Comunale per piantare circa 75 piantine nell'ambito di un progetto di giardinaggio. È stato veramente un progetto sentito dal nostro circolo perché ci crediamo nei bambini che sono il nostro futuro. E la bellezza salverà il mondo, il titolo del progetto, perché diciamo, i bambini sono tutti bellissimi e in loro abbiamo identificato le piantine che crescendo ci donano ossigeno, ci donano bellezza e ci ispirano a tanti sentimenti positivi. Anche i bambini che solitamente fanno lezioni a distanza, hanno deciso oggi di venire in villa e unirsi agli altri bambini della classe. E quindi è stato anche un momento di socializzazione, di aggregazione ed è un segno di grandissima speranza. Il rispetto dell'ambiente inculcato ai più piccoli, un progetto accolto con grande favore dall'amministrazione di Trani e dal responsabile della Villa Comunale. L'amministrazione non poteva che accogliere di buon grado questo bellissimo evento, questa bellissima manifestazione. Si riparte dall'ambiente, si riparte dal verde, si riparte dal futuro e il futuro sono i bambini.